Più della metà di voi che ha appena cliccato play smetterà di guardare questo video tra circa 30 secondi. Eh sì, purtroppo la realtà di YouTube è questa. Quanti spettatori rimangono a guardare si chiama audience retention ed è una delle metriche chiave che YouTube utilizza per decidere se il vostro video sarà un video di successo e dovrà essere mostrato a molte più persone oppure se il vostro video è destinato all'oblio, alla distruzione e alla noia e rimarrà sepolto tra i meandri degli altri video YouTube. I primi 30 secondi di ogni video sono quelli che hanno il calo più grosso, più netto di spettatori in tutti i casi, nel mio canale, nel vostro canale, nei canali dei più grandi YouTuber, nei canali dei miei clienti, insomma, tutti hanno questo problema. Ora, potete cercare di mantenere l'attenzione degli spettatori, delle persone con i tagli veloci, gli effetti sonori, le esplosioni e qualsiasi altra cosa nel mezzo, ma non è sempre questa la soluzione ideale. Quindi in questo video vi darò i tre migliori modi per agganciare proprio tipo pesce lo spettatore, per davvero mantenerlo incollato e in generale come creare un'ottima intro, un'ottima hook, un'ottima introduzione per i vostri video YouTube, che siano video talking head, tutorial, vlog, gaming o interviste podcast. Ne ho per tutti, semplicemente. Partiamo con numero uno, che è il primo elemento, il più importante forse per qualsiasi buona intro YouTube, e cioè appunto il gancio, ovvero qual è la prima cosa che dite e la prima cosa che il vostro spettatore sente o vede. Quando pensate a come formulare questo gancio dovete sempre cercare di inserirlo in una di quelle che sono le tre categorie essenziali che mi sento di dire. Sta per esempio stimolando curiosità, state dicendo qualcosa di interessante, per esempio affascinante, o ponendo una domanda a cui lo spettatore vorrà sentire più avanti nel video la risposta? Questo è uno. Numero due, state identificando per esempio un problema. Nelle prime parole che dite state identificando il problema, magari state risolvendo un problema con un software, insomma qualcosa che deve essere risolto, qualcosa di veramente problematico e sentito, no? Qualcosa in cui tutti, le persone che hanno cliccato ovviamente, si possono identificare. E una versione numero tre, una cosa interessante, diciamo la terza, è il valore, no? Ne ho parlato in altri video, però è importante comunque far capire con l'aggancio iniziale qual è il valore del vostro video, lo spessore del vostro video e di quello di cui andrete a parlare appunto nel vostro contenuto. In effetti, se ci pensate, ho identificato un problema già all'inizio di questo video dicendo che più della metà delle persone che guarda un video YouTube andrà poi a abbandonare il video dopo 30 secondi. Beh, se fate video su YouTube questo è un enorme problema. Volete che le persone rimangano e guardino i vostri contenuti, non ce n'è, punto. È l'obiettivo del fare video YouTube, riuscire a suscitare curiosità e poi esprimere il valore che si avrà una volta finito il video è la chiave per far restare le persone, perché se non restano fino alla fine manca come un pezzo e si sentono incompleti nella loro vita, o questo è quello che vogliamo sperare, insomma, in una parte negativa, ma sì, andiamo avanti. Inoltre, se volete sapere di più su come fornire valore ai vostri spettatori, vi consiglio di guardare la mia playlist dedicata alle strategie per migliorare i vostri video. E se volete una soluzione un po' più rapida, un po' più netta, proprio one to one, potete anche prenotare una consulenza con me direttamente. È quello che faccio, sono un consulente per content creator, YouTube coach, chiamatelo come volete, insomma questo è quello che faccio. Guardo i vostri dati, le vostre analytics e cerco di capire come utilizzare al meglio il vostro talento per crescere sulla piattaforma. Metterò comunque tutti i link in descrizione. Comunque, tornando a noi, c'è un concetto inglese di cui molti YouTube coach, per l'appunto me compreso, parlano spesso, che si chiama deliver on the click, ovvero mantenere la promessa del click. Qua anche il titolo e la miniatura giocano una importanza incredibile, perché sono la prima cosa che i vostri spettatori vedranno prima ancora di sentirvi parlare. Ma se ovviamente avete un titolo che dice come creare intro YouTube pazzesche, dovete assicurarvi di mantenere la promessa sin dall'inizio, sin da subito, sia con le prime parole che direte in questo video e come ho fatto io appunto in questo contenuto. Non appena avete cliccato play su questo video avete sentito che avreste imparato, per così dire, come creare una grande intro e far rimanere le persone. Questo significa mantenere la promessa del click. Quindi numero uno, sviluppate un grande gancio iniziale, un grande hook che stimoli la curiosità, risolva un problema o fornisca valore. Numero due invece, utilizzate il foreshadowing.
Ok, oggi siamo un po' di parole in inglese, ma la cosa bella delle parole in inglese è che danno più potenza a un significato. Comunque, in italiano si chiama semplicemente anticipazione. È tutta, vedi, foreshadowing, anticipazione. Insomma, anticipare il contenuto che sta per arrivare potrebbe motivare qualcuno a guardare più a lungo il vostro video. Questo dovete farlo ovviamente all'inizio del video. Segnatevi questo concetto, vi sto per dire, e ricordatevelo o riascoltatevelo quando vi serve. Dite quello che state per dire, poi ditelo e infine ripetete cosa avete detto. Chiaro? Scherzi a parte, questo è quello che dovete fare tecnicamente nella vostra introduzione al video e nel vostro ovviamente gancio. Che valore fornirà il vostro video? Quindi qual è la premessa? Cosa impareranno le persone durante la visione? E se il vostro contenuto di intrattenimento o ispirazione, potete comunque dare una sorta di anticipazione, no? Un po' come i grandi trailer dei grandi, le grandi serie TV, no? All'inizio del video, all'inizio dell'episodio, il primo episodio vi danno come un'anticipazione, è una cosa molto comune adesso. Insomma, questo dovete fare, anticipate, o magari qualcosa di divertente che tratta l'argomento del video e crea questa sensazione di ok, voglio vedere cosa succederà. Il punto chiave qua è anticipare il beneficio e il contenuto del vostro video fin dalle fasi iniziali. Se avete un video per esempio molto lungo, che può durare anche 20 minuti o più, usate i maledetti capitoli, i timestamps, che non vedo ancora usare abbastanza. Per chi non lo sapesse è una cosa molto molto semplice, semplicemente nella descrizione dovete mettere per i capitoli aggiungere un capitolo che è 00:00 spazio introduzione al vostro video e poi mettete il corrispondente tempo di quando deve iniziare il capitolo, così automaticamente YouTube riconoscerà queste cose come capitoli e vi andrà a suddividere quello che è il video. Se avete dubbi e non capite, scrivetemelo nei commenti che vi aiuto subito. Altra cosa molto interessante sulla parentesi capitoli è che potete anche dirlo alle persone: ho messo i timestamps, ho messo i capitoli per facilitarvi la navigazione. Sarà una cosa molto apprezzata e li aiuterà al posto che uscire dal video a rimanere a guardare magari altre parti e poi verranno insomma presi da tutto il discorso del video stesso. Sempre tornando al mio esempio, in questo video ho detto che avremo trattato tre elementi chiave per creare una intro su YouTube e se state tenendo il conto siamo al secondo, quindi il terzo punto è mantenere il valore per tutto il video. Vi spiego. Quando si parla di mantenere il valore, il primo passo è eliminare tutto il superfluo, tutta la fuffa per così dire, qualsiasi tipo di chiacchierata riempitiva, sbrodolate proprio, tagliate tutto ciò che non è pertinente al titolo, alla miniatura o al gancio iniziale. Se fate per esempio un tutorial in stile ancora Talking Head, quindi voi che parlate, che guardate lo schermo e parlate, cercate di essere sistematici nel modo in cui insegnate. Usate per esempio i capitoli, dite cosa andrete a dire dopo o appunto rivedete qualcosa che avete spiegato e mantenere tutto in un contesto coerente in modo tale che la persona non si perde troppo via in suoi pensieri, nei cazzi suoi, insomma avete capito. Un altro consiglio è: non importa il modo in cui esponete, o meglio non importa il ritmo, perché ci sarà sempre qualcuno che vorrebbe che il video fosse più veloce oppure più lento. Insomma, fate sapere alle persone per esempio che possono utilizzare e cliccare sull'icona ingranaggio che non tutti usano qua sotto nel player di YouTube. Se cliccate sull'ingranaggio potete scegliere la velocità di riproduzione, quindi ascoltare il video in maniera più lenta oppure ascoltare il video in maniera più veloce, in modo tale che anche se siete degli ascoltatori incredibili potete seguire tranquillamente il video senza annoiarvi. Ritornando alla nostra parentesi sul terzo consiglio, cioè il valore, qual è il valore che state fornendo? State educando, state intrattenendo con la simpatia o forse state ispirando una persona a fare qualcosa di bello, di figo, no? Forse fate per esempio cortometraggi, vlog, e la cinematografia è un punto essenziale dei vostri video che la gente viene a vedere, torna a vedere i vostri video perché avete un editing o comunque una regia, una fotografia incredibile. Io penso per esempio alle Malloro di turno, cavoli, è bello da seguire perché sembra una serie Netflix ogni volta, è veramente incredibile. Infine, quando parliamo di mantenere ancora il famoso valore, cercate di mantenere quello che è il ritmo costante, quindi come se fosse un po' un metronomo, no? Questo non significa che debba essere un ritmo frenetico, quindi bam 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 bam, potrebbe essere lento e anche metodico se state creando qualcosa di veramente cinematografico per cui dovete far assaporare le cose alle persone. Il valore potrebbe anche risiedere nelle immagini, nella regia, appunto come dicevo prima. Se state invece facendo interviste, podcast o vlog, il valore potrebbe essere la storia che state andando a raccontare, le fasi dello storytelling, insomma ne ho parlato in altri video, in che storia state raccontando, che storia sta progredendo nel vostro video. Quindi i tre punti chiave sono: numero uno, catturate il vostro pubblico stimolando la curiosità o identificando
un problema. Numero 2, anticipate il contenuto. Dite cosa andrete a dire, ditelo e poi ripetete quello che avete detto. Usate punti numerati così che per esempio le persone sappiano cosa aspettarsi, cosa sta per arrivare, no? E numero 3, mantenete il valore durante tutto il video. E se questo video vi è piaciuto e magari non vi è bastato perché ne volete un po' di più, vi lascio altri due video qua sopra dove ho parlato di altre strategie legate, collegate, interconnesse con questa che ho appena detto. Se ovviamente avete dubbi o perplessità, scendete, schiacciate il tasto like e fatemi sapere se avete domande o considerazioni in merito. Grazie ancora, alla prossima.